Buongiorno a tutti, siamo in collegamento con l'onorevole Barbara Floridia, che come sapete è la sottosegretaria all'istruzione uscente. Lei è stata rieletta nel collegio plurinominale, nelle liste plurinominali nel collegio della Sicilia orientale, Sicilia 2, nel Movimento 5 Stelle, perché al quale lei appartiene. E quindi con lei facciamo un po' una chiacchierata su che cosa possiamo aspettarci, che cosa prevediamo, insomma, con la formazione del nuovo governo. Onorevole, che cosa vi aspettate voi dal nuovo governo in ambito scolastico? Cosa pensate che succederà? Allora, intanto buongiorno, grazie dell'invito. Purtroppo da questo governo io non mi aspetto granché, perché? Soprattutto riguardo la scuola, perché in realtà un governo di centrodestra lo abbiamo già avuto e sulla scuola ha diciamo, effettuato dei tagli significativi. Io ricordo i 9 miliardi tagliati alla scuola nel 2009, ricordo la norma delle famose classi pollaio avuta sotto il governo di destra. Quindi spero che possano stupirci, mi auguro per il mondo della scuola che sia la loro politica scolastica diversa da quella che abbiamo visto nelle scorse opportunità di governo. Senta, in particolare voi su che cosa starete attenti, su che cosa vigilerete per fare in modo che non capitino quelli che voi quelli che lei adesso ha definito dei disastri, insomma, rispetto a quello che è capitato 10-12 anni fa? Su che cosa voi presterete particolarmente attenzione? Allora, noi presteremo attenzione a tutte quelle che saranno le norme figlie di questo governo, che riguarderanno chiaramente tutti gli ambiti, per quanto mi riguarda, soprattutto l'ambito scolastico e della ricerca e dell'università. Ma sicuramente vigileremo su come verranno, diciamo, spese le risorse del PNRR, perché ci sono delle risorse ancora da mettere a terra e non vogliamo che siano, diciamo, distratte, diciamo così, rispetto alla mission per la quale sono state ormai incanalate queste risorse. Faremo in modo, cercheremo di sollecitare il governo affinché si possa strutturare quella che è la figura dello psicologo nelle scuole, perché da risultati di ricerche vediamo come la dispersione scolastica e il disagio giovanile abbiano bisogno di riferimenti nella scuola che possano supportare il lavoro dei docenti. Quindi noi vogliamo fortemente che la figura dello psicologo, per la quale abbiamo già stanziato delle risorse, nel Conte 2, possa diventare strutturale. Senta, onorevole, a proposito di PNRR, lei sa che in particolare la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che si appresta quasi sicuramente a diventare presidente del Consiglio, ha detto più volte che non appena al governo loro chiederanno all'Europa di ridiscutere il PNRR. Sulla base dell'esperienza che lei si è fatta in questi 2 anni, sulla base delle sue conoscenze, sarà un'operazione facile, secondo lei, ridiscutere il PNRR? Guardi, io mi auguro che non le venga concesso, perché ridiscutere il PNRR significa mettere in discussione il lavoro fatto con enorme fatica ed è un lavoro anche molto molto delicato, perché non consiste soltanto nel programmare e nel gestire da Roma come e dove inviare le risorse o destinare le risorse, ma anche c'è un lavoro di raccordo tra il governo e le periferie, diciamo, di gestione, cioè gli enti locali piuttosto che le regioni. E questa è la parte più delicata nella gestione del PNRR. Io faccio l'esempio per gli asili nido. Abbiamo dovuto emanare il bando più volte perché non riuscivamo, per esempio, dalla Sicilia ad avere dei feedback utili ad poter attrarre queste risorse. Quindi il lavoro è in una fase così avanzata ed è soprattutto nella fase più delicata che ridiscutere tutto a monte significa perdere le risorse che con tanta fatica
abbiamo ottenuto. Quindi mi auguro che non lo facciano, anche perché avrei anche paura di dove queste risorse poi andrebbero ad essere distratte. Senta, onorevole, c'è qualche cosa su cui potreste trovarvi d'accordo con il futuro governo? Ci sono dei temi su cui lei pensa che si possa trovare un punto d'unione? Guardi, più volte mi sono confrontata con alcuni colleghi della Lega e di Fratelli d'Italia e mi sembravano concordi nel percorso che si era cominciato per ragionare sull'aumento degli stipendi del personale scolastico. Mi auguro che effettivamente questa strada la possano percorrere dal governo perché avevamo cominciato a ragionare su questo percorso e di certo ci troveranno al loro fianco se questa strada la riusciranno a percorrere. Quindi ovviamente gli insegnanti e non solo loro, anche il personale ATA saranno ben contenti se riuscirete a trovare un punto d'incontro su questo tema, anche se per trovarsi d'accordo poi ci vogliono anche i soldi, ci vogliono le risorse e questo probabilmente non sarà facilissimo vista la situazione anche complicatissima che dobbiamo affrontare. E sì, avevamo infatti cominciato a individuare come e dove poter attingere a delle risorse anche con fondi europei strutturali e quindi mi auguro che loro continuino questo ragionamento perché proprio in vista della crisi anche economica che stiamo andando ad affrontare, sicuramente poter aiutare il personale scolastico è un elemento fondamentale non soltanto per gli insegnanti, il personale ATA, ma anche per l'economia che gira intorno alla scuola e quindi il potenziale di spesa che 1 milione di persone lavoratori nella scuola potrebbero riversare nelle economie locali. Ancora una questione, onorevole. Senta, ma lei che cosa auspica, che cosa diciamo desidererebbe che venisse affrontato nei primi 100 giorni del governo sul tema della scuola? Sicuramente credo che sia necessario essere in grado, facciamo 100 giorni, arriviamo alla legge di bilancio, Perfetto. avere nella legge di bilancio un capitolo investimenti, un capitolo spesa per la scuola. Questo è importante perché qualunque argomento io le dica, sono tanti per la scuola, senza risorse non avrebbe alcun valore. Vorrei che in questa legge di bilancio ci fossero risorse consistenti per la scuola. E poi possiamo ragionare anche con questa maggioranza su come e dove farle cadere nei diversi ambiti importanti per la scuola. Quindi solo una cosa nei prossimi mesi, risorse per la scuola in legge di bilancio. Bene, senta, onorevole, le faccio una domanda rivolta al passato, ma poi forse neanche tanto. Lei è stata sottosegretaria per un discreto periodo, per molti mesi, per un paio d'anni, mi pare, se non ricordo male. Ecco, lei ha un rammarico di non essere riuscita a fare una cosa che lei aveva in mente, oppure quello che lei pensava, quello che lei si auspicava di fare, è riuscito a farlo? C'è qualcosa, come dire, di cui, tra virgolette, diciamo così, si pente, ecco, più che si pente, su cui ha un rammarico, le spiace, ecco, diciamo, è spiaciuta di qualche cosa? Guardi, dopo che hai affrontato un'esperienza, è chiaro che alla fine dell'esperienza che hai maturato, riguardando indietro, miglioreresti sicuramente qualcosa. Però devo dire che rispetto al mio ambito d'azione, quindi le deleghe che il ministro mi Certo. aveva dato, sono contenta e pienamente soddisfatta perché abbiamo un piano sistemico nazionale, il piano Rigenerazione Scuola, che ha delle risorse che sono quasi 2 miliardi e riguardano proprio la transizione culturale delle scuole. Quindi per questo sono molto soddisfatta. Se dovessi dirle cosa mi dispiace di questo mandato, è quello di non aver avuto un presidente del Consiglio
che abbia tutelato le richieste mie e del ministro rispetto a risorse per la scuola, perché noi abbiamo lavorato molto e devo dire anche bene rispetto alla messa a terra del PNRR. Sì, io qualcosa non l'ho condivisa come l'esperto a scuola, il docente esperto che avrebbe una gratificazione economica una tantum dopo 5 anni, insomma, ci sono delle scelte del ministro che non ho condiviso e l'ho apertamente manifestato. Però devo dire che il ministro ha chiesto risorse per la scuola e quando non c'è un presidente del consiglio che indirizza l'intero consiglio dei ministri verso questa scelta, che è una scelta di controtendenza che noi abbiamo avuto e ottenuto nel Conte 2, ecco, questo è un rammarico che porto con me, però non è diverso dal nostro operato, dall'operato del Ministero dell'Istruzione, perché veda, spesso si ricordano i governi in base al Ministro dell'Istruzione quando parliamo di scuola, ma bisogna guardare invece il Ministro dell'Economia e il Presidente del Consiglio. Sono loro che ascoltano meno. Io non immagino un ministro dell'istruzione che dica tagliate alla scuola, ogni ministro cerca di tutelare il proprio ministero e quindi dobbiamo guardare con attenzione cosa faranno e chi saranno il ministro dell'economia e vedremo cosa deciderà Giorgia Meloni. Quindi in sostanza dovremmo un po' prestare attenzione a come verranno mosse e mobilitate le risorse finanziarie nella prossima legge di bilancio. Quindi immagino che voi presterete molta attenzione a come verrà costruita, quale sarà l'architettura della legge di bilancio. Sì, lo faremo anche con cognizione di causa e anche dalla parte giusta. In che senso? Nel senso che sappiamo di che si può fare, lo abbiamo fatto perché noi abbiamo stanziato in un solo anno 10 miliardi alla scuola, 10 miliardi oltre quelli che siamo riusciti a stanziare col PNRR. Quindi quando c'è la volontà in sinergia del ministro dell'istruzione, del ministro delle finanze, del presidente del consiglio, alla scuola le risorse possono essere date, non tolte. E quindi avendolo già fatto e sapendo che si può fare, non solo vigileremo, saremo a loro disposizione per spiegare come fare, perché alla scuola, così come alla sanità, mi permetta, in egual misura, non solo non bisogna tagliare, sono gli unici settori fondamentali sui quali bisogna investire anche per l'economia, perché una popolazione sana e istruita è una popolazione che fa sviluppare il proprio paese. Quindi anche per un tornaconto meramente economico è necessario investire in questi due ministeri che per noi sono sempre stati fondamentali. E così faremo dall'opposizione. Bene, grazie a Barbara Floridia, le facciamo i migliori auguri per il suo futuro lavoro da parlamentare dell'opposizione, e quindi la ringraziamo ancora. Grazie a lei.